Buongiorno a tutti, benvenuti a questo seminario in cui presenteremo i dati relativi alla situazione delle professioni nel Lazio. Ringrazio Confprofessioni per avermi dato la possibilità di moderare questo webinar. È molto importante questa occasione perché mai come in questo momento, nel momento della pandemia, abbiamo scoperto come i dati su settori professionali, ma in generale tutti i settori produttivi, siano particolarmente preziosi perché offrono e hanno offerto, ma lo vedremo poi in questo webinar, hanno offerto la possibilità agli attori istituzionali e alle rappresentanze delle professioni di mettere in campo interventi per cercare di attutire quella che è stata l'ondata della crisi dovuta alla pandemia. E anche sono dati che in qualche modo aiutano le rappresentanze istituzionali dei professionisti a chiedere ai politici interventi mirati, interventi che in qualche modo non siano a pioggia, ma che rispondano davvero alle esigenze dei professionisti stessi. È per questo che la presentazione di questo rapporto Lazio di Confprofessioni è particolarmente importante e non è un momento, diciamo, di celebrazione da parte di Confprofessioni stessa, ma un po' l'occasione per cercare di capire dove va il mondo professionale, dove va il mondo professionale nel territorio nazionale, ma anche, diciamo, nelle varie zone d'Italia. Vedremo come appunto nel Lazio ci siano delle caratteristiche peculiari, alcune anche in modo sorprendente positive, ma questo non fa che appunto corroborare quella che era un po' la tesi iniziale, cioè l'importanza di capire il mondo professionale in tutte le varie sfaccettature e anche nei vari territori dove appunto ci sono davvero differenze e valenze diverse. Durante questo webinar, ospite è naturalmente il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, e il presidente di Confprofessioni Lazio, Andrea Dili. Vedremo con Paolo Feltrin, che è, diciamo, l'animatore del rapporto, i dati relativi appunto al settore professionale, in parte, insomma, per quanto riguarda le grandi linee nazionali e poi soprattutto le linee relative alla regione. Seguirà un dibattito con i politici. E questo perché, come dire, è particolarmente importante. Infatti vedo l'assessore Claudio Di Berardino, che è l'assessore al lavoro della Regione Lazio, l'assessore al lavoro e ai nuovi diritti. È particolarmente importante la loro presenza proprio per cercare di capire com'è la realtà delle professioni, com'è la realtà del lavoro autonomo e quali possono essere anche gli interventi più mirati per cercare di rispondere alle esigenze. A questo punto io cedo la parola a Gaetano Stella per un indirizzo di saluto perché ha voluto fortemente queste presentazioni sul territorio proprio per cercare di portare alla politica territoriale, quello che è lo specifico delle professioni e quella che è la situazione attuale delle professioni, non quella che è la situazione di 10 anni fa, 2 anni fa, eccetera, ma attraverso i numeri cercare di capire quali sono le dinamiche che oggi stanno attraversando il mondo del lavoro autonomo e il mondo delle professioni in particolare. Prego, Presidente. Grazie Maria Carla. Sì, certo, intervengo molto volentieri in questo webinar di presentazione del rapporto regionale del Lazio. E abbiamo fatto questa scelta dopo che tu hai presentato a livello nazionale il quinto rapporto il 26 di gennaio a Milano. Abbiamo
Abbiamo qualche disturbo di linea, vediamo se riusciamo a risolverlo. Deciso di... Non mi sentite? Adesso ti sentiamo Non mi bene. sentite? Ti sentiamo bene. No, perché sennò altrimenti mi trasferisco di postazione. No, no, Mi adesso ti sentite? sentiamo bene. Cioè, sì, c'è stato qualche momento di blackout, ma Pausa. Pausa. sì. Allora, Vai. se eventualmente c'è un problema, mi sposto da un'altra parte. Lo stavo dicendo che praticamente abbiamo voluto presentare i webinar di tutte le delegazioni regionali proprio per, come dicevi tu, far conoscere la realtà del mondo professionale alle istituzioni territoriali, perché è importante che le politiche, sia nei confronti dei professionisti e anche dei professionisti nei confronti della regione, potessero anche sposarsi e quindi procedere in una certa direzione. Perché spesso, lo sappiamo questo, c'è una scarsa conoscenza del mondo professionale, sia nei numeri che sia nella qualità e nella quantità. E io dico sempre che quando c'è i professionisti sono il barometro della salute di ciascuna regione. Dove ci sono tanti professionisti, evidentemente il PIL va meglio, e questo lo dico non soltanto i dati in Italia, ma anche noi, quindi si è impegnata in questo sforzo notevole. Di poter utilizzare al meglio i dati che emergono dall'osservatorio, che come dicevi tu bene, Presidente, abbiamo una linea un po' instabile. Abbiamo una linea un po' allora instabile. magari mi sposto. Sì, ti diamo qualche minuto per spostarti. Ti dai intanto, se vuoi far parlare Andrea Didi, allora io poi mi sposto e intervengo dopo Andrea Didi, allora. Facciamo così. Va bene, va bene. Ecco, mi sta cambiando. No, funziona la linea. Buongiorno a tutti, grazie Maria Carla. Abbiamo qualche problema tecnico, ma quelli bravi dicono che è il bello della diretta e quindi intervengo, tanto ringraziando tutte le persone all'ascolto, i colleghi all'ascolto, i professionisti all'ascolto, e ringraziando i nostri ospiti per la partecipazione, te in primis, il professor Feltrin che interverrà tra poco, il presidente nazionale di Confprofessioni Gaetano Stella, e poi gli ospiti istituzionali della regione, ho visto l'assessore al lavoro Claudio Di Berardino e la presidente della Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio, onorevole Eleonora Mattia. Ci raggiungerà più tardi l'assessore allo sviluppo economico Paolo Ornelli. Io credo che sia importante oggi affrontare ed esaminare quelli che sono i numeri delle professioni nel Lazio, perché poi vedremo, non voglio anticipare, quindi non voglio spoilerare nulla, ma vedremo che particolarmente nella Regione Lazio i professionisti rappresentano una parte sociale, una componente sociale molto, molto importante, sia in termini numerici, sia in termini di contributo al PIL regionale. Mi fa particolarmente piacere fare questa presentazione perché ormai da qualche anno con la Regione Lazio si è avviato un dialogo molto proficuo con il riconoscimento della Confprofessioni quale parte sociale, la nostra partecipazione ai tavoli della Regione. La prima regione in Italia, fatemi ricordare, che ha aperto i bandi con i fondi strutturali europei ai liberi professionisti con un'apposita legge addirittura, fino ad arrivare alle ultime leggi approvate, in fase di approvazione, che riguardano tematiche per noi assolutamente importanti come l'equo compenso e la parità di genere. È un lavoro ancora in progress, un work in progress, perché appunto con gli interlocutori regionali stiamo ragionando su un pacchetto, una serie di misure specifiche per aiutare i professionisti nel momento di peggiore che io ricordi, che è quello appunto della crisi da Covid-19, che ha colpito e sta colpendo
in maniera molto, molto dura anche le attività professionali della nostra regione. Quindi stiamo immaginando, oltre ai classici ristori, insomma, declinati a livello nazionale e in parte anche a livello regionale, stiamo immaginando invece delle politiche che possono aiutare a riprendere nella maniera migliore e a supportare nella maniera migliore i professionisti nel momento in cui riprenderanno la loro attività a regime. Credo che questa collaborazione sia un esempio appunto di buona politica. Ricordo che il Lazio è una regione che già da qualche anno ha istituito una consulta del lavoro autonomo e professionale presieduta appunto dall'assessore Di Berardino, dove noi possiamo rappresentare quelle che sono le istanze, quelle che sono le problematiche della nostra categoria e sulla quale devo dire c'è sempre stata una sensibilità a ricevere le istanze e a interrogarsi anche sulle modalità di risoluzione di queste. E quindi devo dire sono particolarmente contento del lavoro fatto nel Lazio, ripensando al fatto che la nostra delegazione è una delegazione particolarmente giovane perché è nata nel 2010, quindi sono soltanto 11 anni che possono sembrare tanti, ma in termini politici sono relativamente pochi. Ecco, adesso credo che forse il presidente abbia avuto modo Ricollegato, di vediamo. ricollegarsi, quindi lascio la parola. Grazie. Grazie, grazie ad Andrea Dili. Prego, Presidente Stella. Ancora me. Ecco, microfono. Manca il microfono. Presidente, ci sente? Presidente? Presidente Stella? No. Presidente? Abbiamo ancora qualche problema tecnico? Presidente, ci senti? Se, Ecco, intanto eccoci, si è eccoci. aggiunto, scusate, si è aggiunto addirittura qualcuno che mi ha disattivato l'audio. Allora, vediamo se scusatemi proprio di Prego, queste problematiche. adesso Ieri avevo fatto il collegamento dell'audizione col DEF, nello stesso luogo di oggi, è andato benissimo, era anche un'audizione piuttosto complessa perché, come potete immaginare, era in commissione riunita del bilancio della Camera e del Senato su un documento così importante nel quale abbiamo espresso la posizione della Confederazione, sia sul PNRR, ma in generale su tutti i temi che oggi sono sul tavolo del governo, che tanti appassionano oppure interessano, diciamo, il nostro sistema professionale, che oggi è pronto anche il sistema a dare una mano al governo per ripartire in piena regola. Qui diciamo siamo con la Regione Lazio, che è una regione che si è sempre contraddistinta in una grande collaborazione di sensibilità verso i professionisti, perché ha fatto anche molte iniziative lodevoli, da quelle dell'equo compenso, che sappiamo è un tema sul quale ci stiamo sempre lavorando da anni, sul tema delle politiche attive, vedevo prima l'assessore al lavoro, e anche so che c'è stata una mozione della Regione Lazio recente, proprio di un intervento per sostenere, diciamo, l'aggregazione degli studi professionali, che fra l'altro ieri nel DEF sono uno degli argomenti che abbiamo inserito, perché gli incentivi che questo governo deve fare può essere anche de destinati proprio a favorire non soltanto le aggregazioni tra la società, ma nel mondo delle imprese, ma anche per favorire le aggregazioni tra professionisti, perché sempre di più per essere competitivi in questo sistema globale, i professionisti devono disporre di competenze multidisciplinari e quindi possono essere favorite le aggregazioni. Quindi ben vengano le iniziative della Regione Lazio, che per prima ha saputo intercettare anche questi problemi. Dicevo prima appunto che adesso andrò veloce, che i webinar che abbiamo deciso di presentare su tutto il territorio nazionale derivano dalla circostanza che forse appunto Lazio fa eccezione in tal senso, che spesso non c'è una conoscenza diretta delle istituzioni, di quello che rappresenta il mondo professionale. E quindi dico sempre di quello che i professionisti possono fare per la propria regione, quindi in questo caso per il Lazio, ma anche quello che la regione può fare per i professionisti, che possono fare interventi sempre sul mercato del lavoro, sicuramente sì,
ma nel dialogo del confronto delle parti sociali, che qui so che nel Lazio funziona, grazie evidentemente non soltanto a Andrea Dili, che è presidente della delegazione Lazio, ma anche coordinatore a livello nazionale di tutte le delegazioni regionali. Quindi sicuramente grazie anche alle competenze sue, ma anche grazie alla sensibilità che ha raccolto nella Regione Lazio, grazie anche alla giunta esecutiva che gli dà una mano, perché evidentemente gli incontri che ci sono sono molti, sui quali si può intervenire, e però bisogna anche essere in grado di elaborare proposte e essere incisivi in tal senso. So anche che i dati della bilateralità qui nel Lazio sono importanti, sono in crescita, i professionisti sono in crescita, è un po' una regione anche in controtendenza rispetto ad altre regioni italiane, e questo è molto importante, e quindi io ritengo che da questo binomio possano nascere situazioni molto positive per tutto il sistema professionale italiano. Sentivo che prima parlavate anche delle vaccinazioni, noi abbiamo sottoscritto appunto il 6 aprile l'accordo per i vaccini nelle aziende. Qui vedo che stanno procedendo bene, meglio che in altre regioni italiane, quindi probabilmente questo lo si deve anche alla collaborazione delle professioni sanitarie che sono anche all'interno di Confprofessioni, e questo sicuramente è importante. Dopo, se ci sarà bisogno, anche noi vorremmo fare la nostra parte in modo tale da mettere in sicurezza, perché prima mettiamo in sicurezza i dipendenti dei nostri studi, gli stessi datori di lavoro, ma anche i liberi professionisti, prima, e anche il riparte il paese, quindi è nell'interesse di tutti quanti, quindi noi vogliamo esserci anche su questo tema. Beh, non vorrei dilungarmi oltre perché sono andato anche forse un po' avanti. Io ti ringrazio Maria Carla per sempre l'impegno che profonde per il sistema professionale di Confprofessioni, e auguro una buona giornata di lavori. Grazie. Grazie mille al Presidente Stella. Riprenderemo alcuni temi che ha lanciato, e tra l'altro appunto credo sia molto importante quello che ha detto Stella sul fatto che in qualche modo nel DEF sarà prevista una misura, o comunque insomma si lavora per prevedere una misura a vantaggio dei professionisti, a vantaggio delle aggregazioni professionali. Questo perché, come dire, non c'è nessuna ricetta assoluta per quanto riguarda le professioni, ma naturalmente si tratta di mettere a disposizione gli strumenti per coloro che se ne vogliono avvalere per eventualmente crescere, fare rete oppure crescere in altro modo, in modo da strutturare la propria attività nel modo migliore possibile, anche secondo le proprie sensibilità. Bene, abbiamo già detto e abbiamo sottolineato la presenza dei politici a questa presentazione. Li ricordo l'assessore Claudio Di Berardino, assessore al lavoro, la presidente della Commissione Lavoro del Consiglio regionale Eleonora Mattia, e poi l'assessore allo sviluppo economico Paolo Ornelli, che si collegherà più tardi. Concluderà la presentazione e il dibattito che ne seguirà il dottor Luca De Gregorio, che è direttore di CADIPROF, per illustrare quello che è il sistema bilaterale e di cui ha già parlato in qualche modo Gaetano Stella nel suo indirizzo di saluto. Bene, a questo punto è arrivato il momento di scoprire lo stato delle professioni in Italia e nella Regione Lazio. Lo facciamo con il professor Paolo Feltrin, che è l'animatore dell'Osservatorio Libere Professioni di Confprofessioni. L'osservatorio è arrivato, appunto, lo ricordava prima Gaetano Stella, al quinto rapporto, quindi c'è, diciamo, man mano che si procede, una stratificazione di dati, un'articolazione di dati sempre più complessa e sempre più completa. I dati di partenza sono quelli del 2009, quindi noi possiamo seguire attraverso il rapporto l'evoluzione delle libere professioni in Italia nell'arco di più di un decennio. Le libere professioni sono sempre cresciute fino adesso, anche diciamo attraversando gli anni della grande crisi, però vedremo come diciamo la pandemia invece qualche segno di come dire, qualche ferita l'abbia lasciata, anzi più di una ferita l'abbia lasciata nel mondo delle professioni, forse non tanto nel Lazio, ma in altre regioni.
Ecco, la pandemia, diciamo, è un elemento da cui non possiamo prescindere, professor Feltrin, perché naturalmente ha colpito, se non altro con i lockdown, non voglio citare i lutti e, diciamo, l'emergenza sanitaria, ma se non altro con il lockdown ha colpito duramente le attività economiche. Adesso siamo, diciamo, in una specie di ulteriore fase, forse una terza fase, dove, come dire, dove si è capito che, insomma, l'arma vincente, lo ricordava Stella prima, è quella delle vaccinazioni, per cercare di riaprire in sicurezza pur nel rispetto dei protocolli. Ecco, la pandemia ha colpito in modo diverso le varie regioni italiane. Il Lazio, diciamo, come dire, ha forse superato meglio le due fasi, i due picchi, della pandemia. È così, Feltrin? Pagina 4, i numeri aiutano a capire anche non solo l'andamento della pandemia, ma la capacità della risposta dei sistemi sanitari regionali, essendo i sistemi sanitari molto regionalizzati. Allora, se osservate, tavola 4, bene o male i decessi per milione di abitanti in Lazio sono un terzo rispetto alla Lombardia, circa 1000 rispetto a 3000, ma quello che è interessante osservare è l'efficienza dei tamponi. In Lazio sono stati fatti 5 milioni di tamponi su 280 mila casi, in Lombardia 8 milioni. In realtà, rispetto ai casi totali, in Lombardia io avrei dovuto avere il triplo di tamponi. No. Allora, anche qui c'è una segnalazione da fare, una prima segnalazione da fare sull'efficienza del sistema sanitario laziale, dimostrata anche dalla vicenda dei vaccini. Non era assolutamente scontato, anche perché 20 anni fa la sanità laziale era in crisi. Ecco. Allora, come sia successo questo riposizionamento laziale è una curiosità che lascio al dibattito che poi affronteranno i. Successivo, certo. Ecco, non lo Ecco, tocco. veniamo invece alle dinamiche economiche, quindi alla situazione economica nazionale e poi alla situazione, diciamo, alla dinamica del PIL e degli occupati regionale. Sì, pagina 7, ovviamente c'è stato il crollo, lo vedete, meno 12% nel terzo trimestre 2020. Il recupero, come è noto dal DEF presentato nei giorni scorsi, è di più 8, quindi si va all'inizio del 2023 il recupero atteso. Pagina 8, però si può osservare una capacità di reazione anche alla precedente crisi del 2011-2012 del Lazio, migliore che in altre parti d'Italia, in particolare nel Mezzogiorno, in specie per quanto riguarda gli occupati. Se si può osservare, il Lazio non ha conosciuto quella caduta di occupati nel 2012-2013 che noi osserviamo tanto in Italia quanto nel centro. E se andiamo a pagina 9, osserviamo anche un altro fatto, e cioè che il tasso di occupazione laziale pre-Covid era del 61%, più o meno simile a nord-ovest e nord-est, vedete 67-68 nord-ovest e nord-est, e nettamente superiore, quasi 20 punti in più del mezzogiorno. Ecco, questo è un fatto interessante che sottolineo, perché, ed è un punto che voglio mettere in luce, se andiamo a pagina 14. Osservate, qui abbiamo in ascissa il PIL pro capite e in ordinata i liberi professionisti. Ora si può vedere come in Lazio in realtà si è entrato a far parte, tra virgolette, delle regioni del nord. È stato Perché assimilato. la presenza di professionisti è molto elevata nel Lazio. Questa è una delle caratteristiche. E la cosa interessante è appunto questa, no? Cioè, la regione che ha il PIL per abitante più elevato è la Lombardia ed ha un numero di professionisti elevatissimo, ma il Lazio ha un alto numero di professionisti e un alto PIL. Noi sappiamo che dipende anche dalle aziende pubbliche, dipende dalle sedi delle multinazionali, però
Tutto questo rimane il fatto che il Lazio si è nettamente staccato dal cosiddetto centro Italia, fatto da Umbria, Marche, Abruzzo e Toscana, ed è entrato a pieno titolo nel novero delle regioni più sviluppate italiane. Ecco, se c'è un messaggio da dare è appunto questo, non ha più senso una vecchia immagine del Lazio e che va rapidamente aggiornata come una delle grandi regioni italiane in via di modernizzazione. Ecco, vediamo quali sono, diciamo, com'è la composizione all'interno del mondo professionale. Sì, la prima osservazione, pagina 13, è questa, e cioè che i professionisti, che sono quelli in bianco rispetto al livello nazionale che è in nero, pesano in Lazio 10 volte in più della media nazionale. Cioè il cuore, il motore dello sviluppo laziale è legato anche alle libere professioni in misura nettamente superiore a qualsiasi altra regione italiana, in misura nettamente superiore alla stessa Lombardia. Andiamo avanti a pagina 15. Ora, se noi confrontiamo gli ultimi 10 anni, i dati riguardano il 2011-2019, cos'è che si osserva? Si osserva un calo del lavoro indipendente meno accentuato che nel resto d'Italia, meno 2,7 contro meno 7,2. Una crescita di occupati molto significativa, osservate, 4 volte più della media italiana, il doppio nel caso dei dipendenti, e poi abbiamo due fenomeni. Da un lato un fenomeno che è accentuato in tutta Italia, spesso in alcune regioni in maniera drammatica, più che in Lazio, in molte altre regioni, e cioè il radicale svuotamento dei bacini del lavoro autonomo tradizionale, cioè artigiani e commercianti. C'è una rivoluzione silenziosa in corso in questo decennio che sta falcidiando a livello nazionale più di 1 milione di artigiani e commercianti. Certo, nessuno ne parla. Adesso ecco, la pandemia ha reso questa dinamica estremamente visibile e, diciamo, particolarmente grave. Ecco, ma la cosa interessante è che che viene compensata quasi integralmente, di qui il meno 2,7 nell'arco, dai liberi professionisti e dagli imprenditori, cioè più 23%, cioè in 10 anni quasi più 25% di imprenditori. Se noi andiamo a vedere, pagina 16, in quali ambiti, che era la domanda più precisa, ecco che vediamo che gli ambiti sono principalmente 3 specifici del Lazio, come del resto d'Italia. Il primo, sanità e assistenza. Cioè il Lazio si sta in qualche maniera caratterizzando per essere un hub sanitario. Va tenuto sempre molto presente perché più 80%, quasi raddoppiati rispetto al 50% della media nazionale, e più 50% delle attività scientifiche. E la Teco Istat dice veterinari, ma lasciamo perdere i veterinari che sono importanti, ma ci sono gli informatici, ci sono gli elettronici, eccetera, eccetera. Cioè tutta la grande. Crescono molto, per esempio, mi sembra anche i tecnici, cioè tutta l'area ingegneristica. L'area ingegneristica, e in Lazio, qualcosa anomala rispetto al resto d'Italia, c'è una buona crescita, sappiamo bene perché, anche dell'area legale. Cioè il fatto che ci sia Roma, la capitale, la pubblica amministrazione, porta a una situazione migliore delle professioni legali che, come noi sappiamo, sono un po' in difficoltà in tutto il resto del paese. Ecco, quindi diciamo le buone notizie per il Lazio sono, da un lato, la tenuta del mondo professionale in termini numerici, e dall'altro, e quindi la tenuta in qualche modo anche un pochino più rispetto al resto dell'occupazione, perché naturalmente l'occupazione è calata ovunque, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, la parte del lavoro indipendente di cui parlava prima il professor Feltrin, e poi, diciamo, la grande falcidia dei contratti a termine, no? Se noi andassimo a vedere l'andamento dei vari trimestri dello scorso anno dell'occupazione, noi andremo a vedere che i contratti a termine hanno tenuto quando è stata fissata, diciamo, la possibilità di fare contratti senza
di rinnovare contratti senza causa, contratti a termine senza causale, e poi diciamo verso la fine dell'anno c'è stato un nuovo calo. Insomma, questo per dire come gli interventi legislativi talvolta producono degli effetti davvero molto sensibili sul mercato del lavoro. Sì, devo anche dire tuttavia che anche nel corso del 2020 l'andamento dell'occupazione nella regione Lazio è tra le migliori in Italia, cioè la perdita è sì stata una perdita pesante di circa 242.000 unità, ma cioè, è una perdita tutto sommato assolutamente contenuta rispetto a quello capitato nelle altre regioni italiane. E anche se noi guardiamo pagina 17, che è un altro fenomeno interessante da mettere in luce, nella regione Lazio è la regione italiana che ha la maggiore crescita di liberi professionisti con dipendenti, più 48%, passano da 19.000 nel 2009 a 28.009 a 29.000 del 2019. Ora, noi sappiamo che avere dipendenti è un ottimo segnale, primo perché vuol dire che il business va bene, insomma, no? Secondo perché è un segnale di aziendalizzazione, cioè non è più il libero professionista solitario, ma è una piccola impresa, ecco, no? Allora il fatto che ci sia questo aumento, questa percentuale così elevata di liberi professionisti con dipendenti va osservato con enorme attenzione, perché mostra una dinamicità imprenditoriale che altrove non è un sintomo di salute, insomma. Esatto. Ecco, vediamo, mi sembra, gli ultimi due dati, insomma, che la percentuale di femminilizzazione delle professioni e forse e poi diciamo lo stato anagrafico. Sì, anche qui non è che io voglia fare un quadretto tutto luci e nessuna ombra del Lazio, ma anche qui si osservano fatti più interessanti che in altre parti d'Italia, e cioè una presenza femminile molto elevata e con altissimi titoli di studio, e una presenza di donne, specie nelle fasce giovanili, nettamente superiore a quanto si osserva nelle altre regioni italiane. Addirittura nella fascia d'età 15-34 anni le donne hanno superato gli uomini. Se io vado e metto insieme dai 15 ai 44 anni, più o meno 50-50, quindi quasi che il gap di genere il Lazio l'abbia già superato. Ecco, anche questo è un fatto curioso e da segnalare. Mi fermerei qui perché siamo già oltre i limiti massimi e quindi eventualmente rinvio al rapporto per molte altre informazioni. Bene, ringrazio il professor Paolo Feltrin, eventualmente so che ci deve lasciare adesso, mi sembra, vero? Va bene, grazie. La ringraziamo molto e... Scusate, non mi ero accorta di aver disattivato l'audio, non so dove mi avete perso, scusate molto. Dicevo che vorrei subito sentire l'assessore Claudio Di Berardino, perché i dati in qualche modo segnalano, sono dati confortanti naturalmente per quanto riguarda le libere professioni. Naturalmente non abbiamo dati sul reddito e sul fatturato delle libere professioni, quindi in particolare anche su quelli che possono essere i cali determinati dalla pandemia. I numeri però, insomma, quelli presentati ci dicono di uno stato di salute abbastanza confortante.
Ecco, la politica naturalmente ha una grossa responsabilità, cioè quello di accompagnare, diciamo, un settore che si è mostrato particolarmente dinamico anche in termini di creazione di posti di lavoro, perché la crescita dei datori di lavoro è uno dei segnali più, più positivi. Lei, assessore, è anche il presidente della consulta del lavoro autonomo, quindi ha una, come dire, una visione a 360 gradi di questa, di questo spicchio dell'economia. Prego, assessore. Buongiorno, grazie a lei. Buongiorno. E grazie agli organizzatori di questa importante occasione di confronto. Un saluto a Dili e a dottor Stella per i contributi per il rapporto che è stato ben illustrato e con le sottolineature giuste. Prima di arrivare alla sua domanda, tre flash di premessa. Uno, ovviamente, lo diceva molto bene il professore poco fa, che comunque la Regione Lazio ha dei dati importanti su cui ragionare, ma io ricordo a me stesso ovviamente che noi siamo pur sempre la seconda regione italiana per prodotto interno lordo, e quindi è ovvio che noi stiamo parlando comunque di una grande regione che ha un peso economico e sociale importante, ecco, nel paese. La seconda sottolineatura di premessa è questo riferimento alla sanità. Io lo voglio dire in due battute, visto i tempi a disposizione. Ovviamente dalla consigliatura Zingaretti dal 2013, quindi ad oggi, l'intervento è stato molto corretto, ricordare il fatto che la Regione Lazio era in una fase critica sul sistema sanitario e quindi con il commissariamento. Dal 2013 in poi noi abbiamo operato un'azione di profondo risanamento, un risanamento che non fine a se stesso, ma anche capace di produrre una riorganizzazione del sistema sanitario. Ed ecco il perché oggi abbiamo un sistema sanitario all'altezza, capace di fronteggiare, poi ovviamente bisogna sempre fare di più, bisogna sempre fare meglio, ma abbiamo un sistema sanitario, competenze, professionalità all'altezza per gestire, diciamo, una situazione in emergenza come quella che abbiamo, e i dati importanti sul piano vaccinale sono indubbiamente un dato importante di riferimento. Terzo flash, ecco, generale, ovviamente questa discussione avviene dentro una condizione economica sociale più complessiva del paese e della regione in profonda difficoltà, perché ovviamente c'è tutto il tema dei lavoratori, delle lavoratrici, di persone che hanno perso il lavoro con la pandemia nonostante il blocco dei licenziamenti. Quindi abbiamo una condizione economica comunque difficile. Dentro questa condizione economica a causa della pandemia, ovviamente il rapporto che abbiamo ascoltato ci consegna notizie davvero rassicuranti, importanti, sull'andamento del lavoro dei professionisti, addirittura anche con incrementi, e addirittura anche positivamente, ovviamente, della possibilità di aumentare anche il numero del personale dipendente. Quindi sono segnali, indicazioni che il rapporto consegna a noi e consegna, credo, al resto del paese, di un'attività e di un respiro molto, molto importante. Assessore, se posso farle un'ulteriore notazione, insomma, per
In realtà i dati sull'occupazione, sul calo degli occupati che ci ha presentato Confprofessioni, ma che in qualche modo sono uniti agli altri osservatori, dovrebbero in qualche modo mettere un allarme rispetto alla nella politica, perché in qualche modo, diciamo, tutte le misure che sono state attivate lo scorso anno e che tuttora sono attivate, lo diceva lei stesso, non sono state capaci di frenare il calo dell'occupazione, proprio perché le misure sono state poco efficaci rispetto ai contratti a termine per una serie di ragioni, sono state poco efficaci rispetto, diciamo, al lavoro autonomo. Allora ecco che, come dire, rispetto alla narrazione di qualche tempo fa, bisogna porsi il problema di quelli che davvero diventano i soggetti deboli rispetto al mondo del lavoro. Cioè, nessuno mai si sarebbe, forse l'ha sottolineato il professor Feltrin, nessuno mai avrebbe detto che gli indipendenti appartengono ad un segmento in qualche modo molto molto colpito in questo momento, e quindi naturalmente occorrono delle politiche che in qualche modo cerchino di riattivare questo sistema. Assolutamente sì, non è un caso che noi come regione stiamo intervenendo a 360 gradi. Noi, come lo diceva Dili, noi non siamo soltanto intervenuti con un'azione di protezione. Noi abbiamo fatto nel corso di questi 2 anni tanti bandi a sostegno delle persone, delle famiglie, dei cittadini, dei disoccupati, anche dei professionisti, dei liberi professionisti, proprio perché il nostro sistema economico, tra l'altro, come capita anche in altre regioni, ma da noi è un po' più forte, è fortemente interconnesso dentro diversi settori. Quindi la necessità di rispondere a 360 gradi ovviamente ci ha aiutato e ci aiuta a riequilibrare una condizione che rimane tuttavia complicata, e questo raggio di sole delle Confprofessioni credo che sia davvero, ecco, molto, molto importante. E tra l'altro anche le azioni che noi abbiamo messo in campo vanno in questa direzione, perché non siamo soltanto intervenuti sul lavoro dipendente, ma siamo intervenuti molto sul lavoro autonomo. E non è un caso che ultimamente noi abbiamo sottoscritto anche con Confprofessioni un'importante azione o più azioni relativamente alle cosiddette politiche attive che abbiamo messo in campo, tra l'altro con un finanziamento consistente, perché noi abbiamo su 21 azioni definite, abbiamo stabilito, previsto un finanziamento di 245 milioni di euro, che ricordo a me stesso è la metà di quello che il governo aveva stabilito in legge di stabilità per quanto riguarda le politiche attive da gestire in sede di ANPAL. Quindi è chiaro che stiamo parlando di un investimento consistente su cui il Lazio ha investito molto, e lo ha fatto per rafforzare, adeguare le competenze delle persone, dei liberi professionisti, proprio perché sia dei singoli, delle imprese, delle realtà artigiane più piccole, perché riteniamo che è questo ma anche al di là dell'emergenza epidemiologica, riteniamo che il tema delle competenze sia un punto centrale. Tra l'altro noi, come il protocollo prevede, abbiamo proprio dedicato un capitolo ad un patto per le competenze, cosa che faremo, ecco, nei prossimi giorni, ovviamente anche coinvolgendo Confprofessioni, con cui il rapporto, veniva ben detto, è
curato e tenuto in corretta considerazione per via anche delle ricadute, delle necessità che abbiamo di apprendere anche modificazioni e cambiamenti in corso sulle singole professioni. Io dentro queste 21 azioni ne vorrei sottolineare alcune e poi concludo, ovviamente perché è importante ascoltare anche gli altri interlocutori. Tra queste 21 azioni noi puntiamo molto, non è un caso, sugli ETS, perché riteniamo che possano essere effettivamente, ecco, un'opportunità di lavoro, un veicolo vero per il lavoro tra formazione e lavoro. Abbiamo puntato sul patto fra generazioni per il ricambio generazionale, e questo non soltanto per le imprese, ma anche appunto per le professioni, perché può capitare in studi, in alcune realtà in cui effettivamente c'è il passaggio dall'anziano al giovane per via e per tante ragioni, e quindi questa è una scelta che abbiamo fatto per la prima volta, rivolta appunto anche alle singole professioni. Abbiamo puntato molto come regione anche a potenziare per conto nostro il fondo nuove competenze che il governo aveva messo in campo, e questo determinerà ovviamente anche una ricaduta sul lavoro, sull'attività dei liberi professionisti. Abbiamo dato e diamo un impulso all'autoimpiego, all'autoimprenditorialità, anche mediante lo strumento di impresa formativa che abbiamo sperimentato con un bando qualche mese fa. Abbiamo un forte impulso al sostegno della parità salariale, ma poi su questo la Mattia dirà meglio. Ovviamente prevediamo un incremento delle competenze manageriali per favorire la competitività, l'occupazione e anche l'innovazione. Quindi da questo punto di vista voglio sottolineare che come regione non facciamo un'azione che è rivolta soltanto a alcuni, ma effettivamente è rivolta a 360 gradi, perché con questo intervento facciamo riferimento ovviamente anche ai singoli. E il tutto, io ho citato soltanto alcune azioni, ce ne sono 21, ma il tutto poi viene parallelamente gestito da una riorganizzazione profonda che noi stiamo mettendo in campo sui centri per l'impiego, una vera e propria riforma che cambierà i centri per l'impiego, li trasforma in un'agenzia spazio lavoro. Parallelamente stiamo potenziando anche il numero dei lavoratori e delle lavoratrici che ne prenderanno parte, stiamo formando le persone che hanno più qualche anno in più di età, e quindi per fare in modo che tutto il sistema possa ovviamente funzionare ed avere una capillarità anche nel nostro territorio. E quindi è un impatto ed un impianto che ovviamente è confrontato, misurato, visto anche con la consulta delle professioni che come Regione Lazio, assieme ad una collaborazione forte, ormai sperimentata, teniamo con tutti voi. Bene, la ringrazio molto, molto interessante quello che lei ci ha detto. Brevemente, purtroppo i tempi sono quelli che sono, mi sembra di poter però sintetizzare, nel senso che queste azioni sono in qualche modo imperniate sullo sviluppo delle competenze, sull'aggiornamento delle competenze laddove appunto c'è bisogno di una revisione, e poi diciamo anche competenze di tipo manageriale, quindi diciamo che aiutino nell'organizzazione, che diano diciamo una tua in più per quanto riguarda l'organizzazione. E mi incuriosisce molto insomma questa riforma a cui l'hai accennato dei centri per l'impiego, dove appunto voi siete indirizzati a trasformare i centri in agenzie
per il lavoro, ma però insomma questo, come dire, magari se avremo tempo lei ci dirà qualcosa in più, ma a questo punto cederei la parola alla Presidente Eleonora Mattia, Presidente della Commissione Lavoro del Consiglio regionale. Tra l'altro lei è diciamo, stata protagonista per quanto riguarda, diciamo, il provvedimento sull'equo compenso, è stata la prima regione in Lazio a pronunciarsi a favore di un equo compenso dei professionisti, quando ancora insomma questo dibattito anche nazionale era un po' come dire in nuce. E le chiederei come dire di insomma ripercorrere un po' questo questa sua tra virgolette battaglia, insomma questa sua battaglia, ma soprattutto quali sono le ricadute concrete a questo punto. Buongiorno. Prego, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, un saluto, un ringraziamento a Dili, a Stella, a lei, saluto anche l'assessore. E un grazie a Confprofessioni Lazio per il grande lavoro che emerge dal rapporto che oggi viene presentato e per lo spirito di grande collaborazione che distingue la loro azione e permette una grande sinergia in Regione Lazio e in particolare nella nona commissione lavoro che ho l'onore di presiedere in Consiglio regionale. Il tema, ma mi vedete, scusate? La vediamo e la sentiamo. Ah, perfetto. Il tema della tutela, della dignità, della valorizzazione delle competenze nella libera professione, come alcuni di voi sapranno, mi ha visto in prima linea nella mia attività istituzionale. In primis perché come avvocata conosco bene, ho vissuto personalmente le criticità delle libere professioni e del lavoro femminile. E quindi, come ha detto lei, tra i traguardi di cui vado più fiera di questi 3 anni di mandato c'è sicuramente la legge 6 del 2019, appunto disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali. L'iter della legge è iniziato ormai 2 anni fa, uno dei primi provvedimenti su cui ho lavorato dopo la mia elezione, presentando appunto la proposta proprio nel 2018. Dopo un lungo e partecipato ciclo di audizioni alle quali anche Confprofessioni Lazio ha dato un importantissimo contributo, la PL quindi è stata approvata, pensate, ad unanimità nel 2019 con la convergenza di tutte le forze politiche e proprio a gennaio del 2020 la giunta regionale ha approvato la delibera contenente tutti gli indirizzi in materia che completano l'iter e rendono operativo la norma. Con questa legge la Regione Lazio ha voluto dare un segnale importante riconoscendo il valore delle attività professionali e in particolare il diritto delle professioniste, il diritto dei professionisti, compresi quelli che svolgono le professioni non organizzate all'equo compenso. E nello specifico, nei limiti delle competenze regionali, abbiamo previsto che la Regione Lazio, gli enti strumentali, le società controllate garantiscono nell'affidamento e nell'esecuzione degli incarichi, compresi compensi equi alle professioniste e professionisti di cui si avvalgono, oltre che a impegnarsi a contrastare l'inserimento di clausole vessatorie nel rispetto di quanto previsto proprio dal codice dei contratti pubblici nei contratti di incarico. Quindi una legge che si contrappone e che ha voluto fortemente contrapporsi a quella retorica dell'uno vale uno, sempre e comunque, una logica che svilisce le professionalità e la formazione universitaria in un paese in cui migliaia di giovani qualificati che ogni anno appunto vanno via per trovare migliori possibilità di lavoro e di realizzazioni.
e soprattutto una legge che si rivolge al 7% della forza lavoro totale che noi abbiamo nel Lazio e si traduce in circa 200.000 uomini e donne che quotidianamente esercitano la libera professione. Io ho voluto proprio chiamarla una legge contro il caporalato intellettuale. E in particolare, come emerge anche nel rapporto che presentiamo, nel complesso rapporto tra donne e uomini è di 40-60, con ancora un leggero gap per le professioni che potrebbero essere recuperato nel medio termine, sia per il tipo di professioniste in ingresso, sia per il fatto che nelle fasce giovani di popolazione le donne, come diceva anche il professore, sono complessivamente di più degli uomini. Quindi, per fare un esempio, nell'avvocatura nel 1981 si contavano 7 donne per ogni 100 uomini, nel 1995 si saliva a 21 e poi a 36 nel 2005, nel 2019 il dato è di 48 su 100. A fronte di questo trend positivo restano però delle criticità forti in termini di reddito. E quindi tra gli obiettivi che ci siamo fissati a partire appunto dalla legge regionale c'è anche quello di frenare l'incessante calo dei redditi delle professioniste e dei professionisti italiani che dal 2005 al 2017 si è attestato almeno il 19%. Presidente, se posso chiederle. Proprio a partire dalla sua esperienza e dall'esperienza della Regione Lazio in materia di equo compenso, quindi una legge che, come ha sottolineato lei, diciamo incide sulla pubblica amministrazione e su tutti gli enti diciamo che dipendono dalla regione e si rivolge a tutti i professionisti senza distinzione tra iscritti agli ordini o non iscritti agli ordini. A partire da questa sua esperienza, quali possono essere i passi successivi proprio rispetto a ciò che lei diceva, cioè il fatto di cercare di colmare il gap reddituale tra professionisti giovani e professionisti più anziani e tra uomini e professionisti uomini e professioniste donne. Quali possono essere i passi successivi? E poi che cosa lei potrebbe suggerire eventualmente, diciamo, in termini al legislatore nazionale? Allora, innanzitutto devo specificare che la particolarità della legge sull'equo compenso della Regione Lazio è il fatto che in un certo senso abbiamo perso gli altri enti, nel senso che ogni volta che a un ente tipo un comune o ad un privato serve un'autorizzazione da parte della Regione Lazio, si deve dimostrare che quel libero professionista che ha lavorato a quel procedimento, a quell'atto, è stato appunto pagato secondo il principio dell'equo compenso. E quindi è un raggio un po' più ampio rispetto alla pubblica amministrazione. Sì. Credo che questo sia un fatto molto più importante. Rispetto al tema del divario salariale di genere, ci tengo in modo particolare. Per questo ho presentato, è stata approvata da poco in commissione la PL 182 del 2019, anche per quanto riguarda questa proposta di legge, siamo i primi in Italia. E appunto questa legge detta delle disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del principio di parità retributiva tra i sessi, il contrasto ai differenziali retributivi di genere, la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne sia lavoratrici dipendenti che libere professioniste nel mercato del lavoro, la valorizzazione delle competenze delle donne,
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare e la diffusione di una cultura organizzativa non discriminatoria nelle imprese. Anche per quanto riguarda questa proposta di legge, noi abbiamo avuto l'aiuto di Confprofessioni Lazio e se il gender gap nei redditi è trasversale a tutte le categorie, per le professioniste è ancora più evidente. Infatti, secondo gli ultimi dati ADEP relativi proprio al 2019, un'avvocata guadagna meno della metà di un collega uomo, quasi 26.000 euro l'anno contro 64.000. Per i commercialisti la donna ha un reddito di 34.000 euro, l'uomo di 74.000, un gap di 40.000 euro l'anno. Va poco meglio alle ingegnere e alle architette, 14.000 contro 28.000, e poi abbiamo appunto i medici, 35.000 le dottoresse e 52.000 i dottori. Quindi anche per questo io sono molto orgogliosa del lavoro fatto in commissione sulla proposta e sono fiduciosa che la Regione Lazio avrà a breve una nuova legge quadro sull'occupazione femminile quanto urgente per proprio per far fronte alle nuove sfide del mercato del lavoro. Quindi la legge si presenta come una normativa quadro sul macro tema del lavoro femminile e abbiamo dedicato una sezione proprio all'imprenditoria femminile con un fondo di 2,5 milioni per sostenere l'accesso al credito alle imprese del territorio regionale a prevalente partecipazione femminile delle lavoratrici autonome. È stato inoltre previsto un registro delle imprese virtuose per incentivare la cultura paritaria aziendale attraverso proprio incentivi nei bandi e negli avvisi di competenza regionale. E poi c'è una grande attenzione al tema della formazione, sia in ambito universitario che di formazione continua, con un focus su materie STEM e in generale su percorsi altamente specializzanti per combattere la segregazione di genere nella scelta degli studi e delle progressioni di carriera. Sono inoltre il suggerimento al legislatore nazionale. Allora, il suggerimento al legislatore in un minuto. Sì, noi ci auguriamo che anche a livello, sappiamo che anche appunto nel Parlamento c'è una proposta di legge simile a questa e noi speriamo che venga approvata anche a livello nazionale, ma non soltanto quella della parità salariale, anche che venga attuata, completata quella sull'equo compenso. Grazie. Senta Presidente, un'ultima cosa, mi risponda in un minuto. Voi avete fatto un monitoraggio rispetto al funzionamento della legge sull'equo compenso? Allora, sì, lo stiamo facendo proprio in questi giorni insieme all'assessore. Bene, poi come dire, i risultati cercheremo di diffonderli. Bene, a questo punto abbiamo, insomma, il tempo si sta un pochino stringendo. E non so se si sia collegato l'assessore Paolo Ornelli. Se non si è collegato l'assessore, però è probabilmente con noi e ci sta seguendo dall'inizio dei lavori il dottor Giacomo Ranieri, che è un collaboratore dell'assessore. Parliamo di assessorato allo sviluppo economico. E diciamo i temi sono molto in continuità, perché con l'assessore Di Berardino abbiamo parlato di lavoro e del focus delle azioni sulle competenze. Lo stesso tema lo ha trattato la presidente Mattia. Ecco, con lei, dottor Ranieri, vorrei ritornare ai fondi europei.
vorrei parlare di fondi europei per i liberi professionisti. Lo si ricordava, credo, all'inizio di questo webinar, la Regione Lazio è stata tra i primi a dare attuazione a quella, diciamo, alla quella specie di direttiva, la chiamo impropriamente direttiva di Bruxelles, insomma, in cui in qualche modo si aprivano i fondi europei ai liberi professionisti, equiparandoli in questo caso alle piccole medie, alle piccole imprese. Voi avete fatto una legge, naturalmente avete avuto un'esperienza molto, quindi avete un'esperienza molto forte in questo senso, nel fatto appunto di aprire i fondi e di fare bandi a misura di professionisti, perché non basta aprire genericamente, ma bisogna poi che i requisiti dei bandi in qualche modo siano a misura degli studi professionali. Prego, dottor Ranieri. Grazie, buongiorno a tutti. Vi ringrazio anche a nome dell'assessore Ornelli, che spero riuscirà a collegarsi più avanti, dell'organizzazione di questo importante evento. Noi, a proposito di quello che lei suggeriva, abbiamo da poco lanciato un contributo per le partite IVA, un contributo a fondo perduto appunto pari a 600 euro per i lavoratori autonomi o le ditte individuali iscritte a una camera di commercio e titolari di partita IVA. Questo contributo a fondo perduto, diciamo, non prevede un calo di fatturato tra i requisiti richiesti, ma gli unici requisiti saranno quelli di appunto essere titolari di una partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e far parte di uno dei 113 codici Ateco che abbiamo individuato come quelli diciamo maggiormente penalizzati dalla crisi epidemiologica. Infatti questo, diciamo, è un contributo che abbiamo inteso come molto importante per affrontare immediatamente i bisogni di liquidità determinati dal prolungamento dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19. Questi 113 codici Ateco sono ovviamente tutti codici legati principalmente al turismo, ai servizi alla persona, alla cultura, spettacolo e sport. C'è tempo per fare domanda fino alle ore 18 del prossimo 7 maggio. Posso dire che già da adesso la richiesta è stata, la partecipazione è stata molto ampia, se possiamo dirlo con grande soddisfazione, perché abbiamo al momento, come ultimo aggiornamento, ricevuto circa 13.552 domande da un valore complessivo di 8.130.000 euro. Il bando, cosa che non ho detto prima, è a un fondo di 10 milioni di euro che abbiamo ricavato dalla vecchia programmazione 14-20. Quindi pensate di essere capienti o ad un certo punto dovrete chiudere prima i termini, oppure farete delle scelte di proporzionamento? Pensiamo di essere capienti, poi in ogni caso, se le domande superassero, diciamo, appunto il plafond che avevamo destinato, si potrebbe ovviamente sempre pensare a uno scorrimento perché l'idea appunto è di poter erogare questo contributo a tutti coloro che ne facciano domande e che ne abbiano diritto. Quindi ad un rifinanziamento, si potrebbe eventualmente pensare ad un rifinanziamento, capito? Si potrebbe. Bene. Senta, invece volevo toccare con lei un altro tema, che è quello delle aggregazioni tra gli studi professionali. In qualche modo credo che ci stiate pensando anche voi a qualche misura, insomma, ad hoc. A che punto siete nello studio di fattibilità? Guardi, devo dirle molto onestamente che c'è sicuramente uno studio da parte nostra, una misura che stiamo valutando, però appunto è in fase ancora di studio abbastanza embrionale, quindi non sono in grado adesso di darle dettagli più specifici. Però sicuramente è una misura a cui stiamo lavorando. Va bene, la ringrazio. Vediamo se l'assessore Ornelli riesce a collegarsi prima della fine del webinar. Bene, a questo punto c'è qualcuno che voleva dire qualcosa, che si è inserito? No, ero io che ringraziavo, grazie. Grazie a lei. E,
Dunque, darei la parola a, al dottor Dili con diciamo questa sottolineatura. Intanto, come dire, la crisi Covid ha in qualche modo riscoperto il ruolo delle rappresentanze, perché c'era qualcuno che voleva, che ne aveva decretato, forse non la morte, ma l'inutilità. Invece forse, adesso, insomma, invece durante la crisi Covid in qualche modo le rappresentanze sono state essenziali, non solo perché, come poi vedremo con il dottor De Gregorio, insomma, il sistema di Confprofessione ha messo in atto tutta una serie di aiuti, ma è stato essenziale, diciamo, la rappresentanza è stata essenziale per mantenere un po' le fila, perché altrimenti si rischiava di non sapere dove andare, per cercare di come dire, costituire una rete tra gli studi in modo che tutti avessero quelle informazioni essenziali in un momento di grande confusione informativa, tra l'altro. Grazie, grazie Maria Carla. Allora, le rappresentanze sono state essenziali e rimangono essenziali, lo erano anche prima quando erano state nominalmente liquidate, ma voglio ricordare qui che la legge 81, lo statuto del lavoro autonomo, è stato la conclusione di un lavoro che ha visto la partecipazione attiva anche della nostra confederazione e quindi il confronto continuo con il governo dell'epoca e con i tecnici di quel governo che si sono poi assunti l'onere di scrivere quella legge. Quindi le rappresentanze ci sono sempre, perché credo sia fondamentale che la politica, le istituzioni vadano a capire, intercettare quelli che sono poi i bisogni nel nostro caso dei professionisti, delle persone che lavorano e che ogni giorno appunto sono sul campo. Quindi sta a noi essere capaci di rappresentare nella maniera migliore possibile non soltanto quelle che possono essere delle appunto legittime richieste di tutela dei nostri iscritti, ma dal mio punto di vista quello che deve essere un punto di sviluppo del benessere del paese. Questo è il ruolo che devono avere le parti sociali e che noi cerchiamo appunto di portare avanti, quindi il bene della collettività. Detto questo, rispetto a ciò che ho sentito, tanto ringrazio veramente gli intervenuti per le relazioni che hanno fatto, molto, molto interessanti, e che sono frutto e che rispecchiano quello che un po' è stato un metodo seguito qui in Regione Lazio, dove c'è un grandissimo coinvolgimento, questo ne do atto alla Giunta, alle istituzioni, al Consiglio, un grandissimo coinvolgimento delle parti sociali e in particolare anche dei professionisti. Quindi la discussione è sempre aperta. Poi a volte si arriva a delle sintesi, a volte si è più o meno soddisfatti, però la discussione è aperta, non c'è mai la porta è sempre aperta, non c'è mai una porta chiusa. Per quel che riguarda l'immediato futuro, io auspico due o tre cose. Una proprio immediata, spicciola. Ho sentito parlare del contributo a fondo perduto della Regione Lazio, che è un contributo sicuramente importante e che fa riferimento al codice Ateco. Io credo che qui forse va fatto uno sforzo ulteriore e quindi va inserita una categoria che in questo momento non è lì dentro, è quella degli archeologi, e che è stata pesantemente colpita dalla crisi. Quindi questo è un appello che faccio appunto all'assessorato allo sviluppo economico. Per quanto riguarda appunto il resto, noi siamo in pieno di nuova programmazione dei fondi europei, quelli che insomma arriveranno nel prossimo settennato. Siamo sui tavoli. Quello che auspichiamo rispetto al passato, abbiamo fatto un grande sforzo, un grande lavoro fino ad oggi. Prima i professionisti erano esclusi, oggi i professionisti sono dentro. Ho detto prima, la Regione Lazio è stata la prima addirittura a riconoscere questo principio all'interno di una legge regionale. Oggi quello che dico io è altro, dobbiamo fare uno sforzo in più e quindi dobbiamo riuscire a declinare dei bandi specifici che vanno a favore di quelle che sono le caratteristiche degli studi professionali. E ne dico uno perché voglio ricordare una mozione appunto recentemente proposta da Eleonora Mattia,
è quella delle aggregazioni professionali. Vanno sostenute assolutamente le aggregazioni professionali, perché non, anche qui non è una richiesta corporativa, perché se noi riusciamo ad aggregare professionisti con competenze diverse, caratteristiche diverse, questi professionisti riescono a rispondere nella maniera migliore a problematiche che nel mondo attuale sono sempre più complesse, sono le problematiche che si trovano ad affrontare tutti i giorni imprese e cittadini. Quindi risposte articolate richiedono organizzazioni complesse e noi dobbiamo assolutamente incentivarle in un contesto italiano che è profondamente frammentato e su questo soffre anche a livello di produttività. Quindi aggregazioni, supporto agli investimenti, in digitalizzazione e innovazione degli studi professionali. Questo perché? Perché le problematiche che sono state sollevate anche dagli interventi precedenti, secondo me, si risolvono soltanto in questa maniera, con una maniera mutualistica di affrontare i problemi. Le problematiche di reddito e dell'equo compenso, le problematiche del welfare dei professionisti, ne abbiamo parlato tante volte a livello nazionale, adesso è stata approvata l'ISCRO, ma ancora rimangono scoperti molti professionisti, ad esempio gli ordinistici. Le problematiche di sviluppo. Tra l'altro l'ISCRO non è andata avanti perché non ne abbiamo più notizie da qualche settimana. La norma c'è, speriamo che arrivi l'attuazione. La norma c'è. Speriamo che arrivi il decreto attuativo, anche perché poi insomma deve essere assolutamente esigibile immediatamente dai professionisti iscritti alla gestione. Anche perché comunque la contribuzione è aumentata dal 1° gennaio e attualmente appunto l'ISCRO è tuttora non attuata, quindi si attendono diciamo le istruzioni INPS su questo. Sì, attendiamo anche lì fiduciosi e speriamo che l'INPS insomma faccia presto a declinare anche le modalità operative di accesso a questa opportunità, anche perché le persone stanno soffrendo, gli studi professionali stanno soffrendo. Abbiamo visto i numeri del Lazio, che sono numeri sicuramente migliori rispetto a quelle delle altre regioni, ma anche i professionisti del Lazio stanno soffrendo. Io vedevo prima i numeri delle nuove aperture di partita IVA nel corso del 2020, anche nel Lazio abbiamo perso circa il 20% rispetto al 2019 e la crisi sta continuando anche nel 2021. Quindi c'è un mondo che richiede aiuto, richiede supporto, non è una lamentazio, aiutateci a crescere, aiutateci a creare strutture più forti, aiutateci a creare strutture che oltre a garantire un reddito dignitoso a chi ne fa parte, oltre a garantire appunto risposte migliori a chi viene a bussare alle nostre porte, garantisce anche un welfare interno in grado appunto di far fronte a tutte quelle che possono essere le vicissitudini che capitano a professionisti. Ci sono già esempi di strutture di questo tipo, ci sono delle società per esempio di ingegneria, io ho delle esperienze di cooperative di ingegneria per esempio in cooperative di ingegneri in Emilia Romagna, dove addirittura è stato creato un welfare interno, un welfare aziendale. Quindi noi sappiamo che mettere insieme, aggregare le competenze, aggregare i professionisti può produrre risultati benefici per tutto il nostro tessuto, andando poi a risolvere anche i problemi di cui abbiamo parlato prima, perché c'è un problema fortissimo, soprattutto nelle professioni di parità di genere, il gap reddituale è scandaloso da questo punto di vista, c'è un problema giovani generazioni, vecchie generazioni. Voglio ricordare un dato, cioè il reddito medio della generazione 60-64 anni rispetto alla generazione 29-34 anni dal 1985 al 2015 in Italia il gap è cresciuto del 25%, il dato OCSE è del 13%, nei paesi anglosassoni addirittura i giovani hanno recuperato, cioè questo è un paese che non investe sui giovani. Fatemi ricordare un'ultima cosa su questo. Noi anche come Confederazione, Confprofessioni, abbiamo presentato adesso una proposta di riforma fiscale, innanzitutto equilibrata perché non costa tanto e quindi i saldi di finanza pubblica sarebbero compatibili con quello che noi abbiamo presentato, ma con una proposta molto forte, una proposta shock proprio sui giovani, dove andiamo a dire, guardate, secondo noi un giovane che entra nel mercato del lavoro, un giovane che avvia un'attività professionale, un giovane che avvia un'attività imprenditoriale, deve avere una franchigia fino a 1.500 euro al mese, almeno, fino al compimento del 35° anno di età. Questo aiuterebbe, secondo noi, i giovani all'ingresso nel mondo del lavoro, dipendente o indipendente che sia.
Ma sono sforzi che vanno assolutamente fatti. Sì, concordo, anche perché insomma, ricordo come negli anni scorsi ci sia stato, forse insomma nello scorso decennio, ci sia stato tutto il dibattito sulla liberalizzazione delle professioni e sulle misure proposte dall'antitrust. Le misure proposte dall'antitrust in qualche modo erano motivate proprio dal fatto di aprire le professioni ai giovani e di consentire ai giovani di trovare nelle professioni un reddito congruo ed equo. Purtroppo, diciamo, quelle misure probabilmente hanno fatto solo una parte del loro lavoro, si sono dimostrate, o comunque insomma si sono dimostrate, al di là delle posizioni ideologiche, di come uno le voglia giudicare, si sono dimostrate probabilmente non totalmente all'altezza di quello che era il loro fine, insomma di quello che era l'obiettivo dichiarato. E quindi mi sembra davvero che occorra cambiare registro, cioè non per ritornare, diciamo, al divieto di pubblicità, che oggi probabilmente non dice più nulla a nessuno, ma per cercare davvero di cambiare un po' la situazione di gap reddituale di cui parlava Dili. Guarda, ma ragazzi, quello è un falso storico, e ancora c'è qualcuno, qualche addetto ai lavori, che fa riferimento a quelle presunte liberalizzazioni, come l'abolizione assoluta delle tariffe, per giustificare il fatto appunto di avvicinare i giovani ai colleghi più anziani in termini di reddito e in termini generali di accesso alla professione. Però nessuno si è preso la briga, il sottoscritto sì, però nessuno si è preso la briga di andare a verificare i dati. Se uno verifica i dati dell'anno in cui sono entrate in vigore quelle liberalizzazioni con i dati più recenti, vede che la forbice tra giovani e vecchi si è allargata, quindi questa finalità qui è stata completamente disattesa, è successo esattamente il contrario di quello che sicuramente in buona fede chi ha fatto quelle norme si proponeva. Quindi è evidente che oggi dobbiamo tornare indietro, ma non è che dobbiamo tornare indietro alle tariffe magari come c'erano prima, però all'applicazione di un principio costituzionale, tra l'altro, che un soggetto che svolge un'attività, che svolge un lavoro, deve ricevere un compenso corrispondente alla quantità e alla qualità della prestazione che ha effettuato. A me sembra di dire una cosa ovvia, il problema è che questa cosa così ovvia non è riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico, che è una follia. Sì, cioè in effetti l'antitrust davvero ha agito in termini molto, molto astratti, insomma sulla base di modelli economici che poi appunto non sono stati monitorati nel loro, insomma, questo per dirla con generosità, insomma nella loro attuazione. Fatto sta che appunto il divario reddituale dei giovani si è allargato, giovani maschi e giovani femmine in qualche modo partono alla pari nelle professioni e poi appunto le donne rimangono sempre indietro. Quindi c'è davvero da cercare di capire come questo gap all'interno del gap dell'handicap possa essere colmato, insomma. Appunto, è importante l'equo compenso, perché l'equo compenso non è semplicemente questo, quello che dicevo prima, quindi di riconoscere, che già è un principio importante, di riconoscere un corrispettivo adeguato alla prestazione, ma è anche uno strumento che nel lungo periodo può far veramente concorrere veramente ad eliminare il gap reddituale tra giovani e vecchi, ma anche tra uomini e donne, che è veramente inaccettabile. Io ogni volta che vedo i dati dell'ADEP che ogni anno declinano i redditi per genere, mi sento male. Bene, è un'interiezione, come dire, che non è collegata, diciamo, a quello di cui stavamo discutendo. E a questo punto credo, insomma, che ci apprestiamo verso la conclusione, a meno che qualcuno tra gli interlocutori e soprattutto qualcuno tra i politici non voglia in qualche modo riintervenire, soprattutto su questo appello per
le misure per l'aggregazione dei professionisti. Non so se sia ancora collegato l'assessore di Berardino oppure se... Sì. Se sia... Eccola. Sì. No, eccomi. Io ho presentato questa mozione e volevo ecco, sottolineare il fatto che da qui a breve noi voteremo una legge molto importante che è quella del collegato e io farò in modo che quella mozione si trasformi in un articolo del collegato. Anche l'assessore Ornelli è favorevole a questa impostazione, quindi io spero di rivederci per commentare questa nuova norma. Grazie. Bene, allora in bocca al lupo. Eleonora, mi sei impegnata ufficialmente a questo punto. Sì, sì, sì. Beh, ha proprio voluto intervenire la Presidente, quindi mi sembra che l'impegno sia preso. Bene, a questo punto passiamo all'ultima parte di questo webinar con le misure sulla bilateralità e cedo la parola a Luca De Gregorio, direttore di CadiProf. Abbiamo già detto come appunto il sistema abbia messo in atto. Buongiorno. Come il sistema abbia messo in atto misure molto, tra l'altro molto sollecite, perché voi non avete aspettato, mi sembra che dopo un mese, insomma, già avevate, dopo un mese dalla proclamazione dello stato di emergenza, voi avete messo in campo le prime misure sullo smart working, sulle dotazioni informatiche necessarie per continuare a lavorare con la modalità a distanza, insomma, quindi come dire, non avete aspettato, non avete messo in mezzo tempo, insomma, quindi cedo a lei la parola per illustrare. Grazie. Da un lato quelli che sono gli interventi e poi quelli che sono messi in campo e poi quelli che sono gli sviluppi, insomma, come pensate di come dire, continuare su questa strada molto impegnativa. Grazie Maria Carla, grazie al Presidente Dili e a Confprofessioni che ci dà insomma la possibilità di presentare un po' quello che è il sistema di welfare degli studi professionali e quindi anche gli interventi che sono stati messi in atto per fronteggiare questa situazione particolare, difficile, insomma, che stiamo vivendo tutti quanti. Mi aiuterò diciamo nella esposizione con alcune slide che tra l'altro sono a disposizione di chi partecipa, insomma, ma insomma, così giusto per seguire un po' un filo logico, per capire anche oggi in cosa si sostanzia il sistema di welfare degli studi professionali. Ditemi se vedete, insomma, lo schermo, credo di sì, insomma. Il sistema di welfare degli studi professionali nasce nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro. E oggi comprende gli enti CadiProf, EbiPro e Fondo Professioni. Diciamo, è previsto dal contratto da circa 20 anni, quindi la prima previsione è del 2001 e prevede dei contributi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti perché con criteri mutualistici si possano come dire, mettere in campo misure, tutele a beneficio e dei lavoratori dipendenti principalmente, ma anche dei liberi professionisti. Vedremo poi come queste tutele, questa forma di assistenza si è evoluta in questi anni, perché diciamo l'assistenza nasce principalmente con le prestazioni di CadiProf a favore dei lavoratori dipendenti. Ora non scendo nel dettaglio delle prestazioni, ma basti sapere che questi strumenti hanno consentito anche di individuare chi erano e chi sono i lavoratori degli studi professionali. Parliamo di 90% donne, parliamo di assistite che sono in età compresa fra i 20 e i 40 anni, quindi soggetti che hanno dei bisogni sanitari e di welfare particolari, no? Ecco perché la cassa sin da subito si è orientata, parlo di CadiProf, in tutele per la situazione di gravidanza, per la specialistica, la prevenzione cardiovascolare e oncologica, la diciamo, prevenzione anche in campo odontoiatrico. CadiProf sin da subito ha messo in campo anche interventi a sostegno della famiglia, quindi la conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro è stata diciamo una condizione
essenziale, no? Per favorire la stabilità dell'occupazione all'interno del settore. Ricordiamo che questo è un tema molto delicato, è molto importante, e la giovane età media dei lavoratori degli studi professionali dimostra, insomma, che ancora oggi, nonostante questa età media sia aumentata, ancora oggi la permanenza all'interno degli studi professionali è difficile da parte delle lavoratrici che fanno figli, che quindi cominciano a non avere più una compatibilità, no, con i tempi di vita. Vado veloce. Quali misure messe in campo per diciamo, diciamo, l'emergenza Covid? Come ricordava Maria Carla De Cesari, Cariprof, ma anche gli altri enti, quindi Ebipro e Fondo Professioni, hanno messo in campo misure sin da subito. Sin da subito è stata introdotta da Cariprof la possibilità di avere rimborsi e indennità in caso di contagio da Covid, la possibilità di fare tamponi come dire, test sierologici anche quando c'è stata la possibilità di rientrare all'interno degli studi, no? Ricordiamo, dopo la prima ondata, il liberi tutti, e quindi per poter consentire un ritorno sui luoghi di lavoro in maniera più sicura. È stata messa in campo anche un'attività legata alla possibilità di far fruire le prestazioni ai lavoratori dipendenti da casa, quindi videoconsulti specialistici, ma anche videoconsulti con lo psicologo. Abbiamo fatto un accordo con l'Associazione degli Psicologi Liberi Professionisti per andare a sollevare, comunque a sostenere i lavoratori dipendenti anche per quelle che sono le tematiche legate al distanziamento, alla didattica a distanza dei figli e anche ai lutti familiari. Anche l'ente bilaterale sin da subito ha messo in campo risorse, considerate che quasi 20 milioni di euro sono stati erogati nel solo anno 2020 tra prestazioni sanitarie e incentivi per, come dire, il sostegno al reddito o per lo smart working. Lo ricordava Maria Carla De Cesari, sin da subito l'ente bilaterale ha messo a disposizione degli studi un contributo per l'acquisto delle strumentazioni per lo smart working, quindi per consentire ai lavoratori dipendenti di proseguire la propria attività anche durante le fasi di lockdown. Nel 2000, quindi vado avanti in maniera veloce, insomma, nel 2009, come vi dicevo, nasce l'ente bilaterale, nasce il pacchetto famiglia. Nel 2015 nasce la gestione professionisti. La gestione professionisti è c'è un unicum in questo momento nel mondo dei contratti di lavoro nazionali, e caratterizza il nostro contratto collettivo di lavoro. Perché? Perché estende, in un certo senso, le tutele anche al professionista, anche al datore di lavoro. Qui siamo ovviamente in un convegno con professioni, quindi ricordiamo quali sono gli interventi a favore dei professionisti. I professionisti che oggi applicano il contratto collettivo degli studi professionali beneficiano di coperture integrative automatiche, diciamo gratuite, già incluse all'interno dei contributi previsti per l'iscrizione dei lavoratori agli enti bilaterali. Questo nella considerazione della vicinanza, diciamo, della stretta correlazione fra l'attività del libero professionista e l'attività dei lavoratori dipendenti, per cui le tutele e la salute del libero professionista e dei dipendenti vanno di pari passo. Oggi, diciamo, queste tutele sono state attivate, come dicevo, nel 2015 a favore dei datori di lavoro, e prevedono di fatto delle coperture che sono complementari a quelle che vengono offerte dalle casse di previdenza professionale. Sapete, insomma, tutti che le casse di previdenza hanno e svolgono anche attività di welfare a favore degli iscritti. La gestione professionista ha introdotto delle prestazioni che potessero andare ad integrare quelle che sono le coperture per i gravi eventi, per i grandi interventi chirurgici, no, dei liberi professionisti, andando a prevedere prestazioni di check-up cardiovascolare oncologico, prestazioni di specialistica, di diagnostica, anche un contributo per le spese in gravidanza delle giovani professioniste.
perché ovviamente anche su quello, insomma, le tutele, i sostegni economici, insomma, non sono mai abbastanza. Nel 2019, quindi veniamo ai giorni nostri, cercando di accelerare il più possibile, Confessioni fa un ulteriore passo avanti nella proposizione delle proprie attività, perché? Perché estende e mira a estendere a tutti i liberi professionisti i risultati che sono stati raggiunti nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro. Come lo fa? Lo fa attraverso la creazione, diciamo, di una piattaforma, di un'app che in un certo senso mette in condizione anche i professionisti non datori di lavoro di poter beneficiare delle tutele che nascono nell'ambito del contratto collettivo e anche molto di più. Diciamo, l'app è pubblicizzata sui siti internet, facciamo apposite campagne sui social, sui canali digitali, quindi qualcuno probabilmente già avrà incontrato queste informazioni e queste illustrazioni. Ma insomma, andiamo a capire che cosa è BPROF. BPROF è innanzitutto la possibilità di estendere, come vi dicevo, il welfare della gestione professionisti dell'ente bilaterale anche ai professionisti non datori di lavoro, quindi anche ai che sono, poi abbiamo visto con i dati dell'osservatorio, la maggior fetta, no, del mondo professionale, del lavoro professionale. Oggi, diciamo, un professionista può accedere tramite l'app e acquistare, diciamo, aderire alla gestione professionisti dell'ente bilaterale versando un contributo quasi insignificante, parliamo di 50 euro all'anno, nella versione premium di 72 euro all'anno, per avere che cosa? Una copertura di assistenza sanitaria integrativa che sul mercato ha un valore di circa 1000 euro, se non di più, come copertura individuale. Questo perché? Perché ovviamente si sfrutta, no, la collettivizzazione, si sfrutta l'adesione a queste coperture che oggi ha raggiunto numeri molto importanti. Tra dipendenti e datori di lavoro noi abbiamo oltre 300.000 soggetti in copertura. Però ovviamente tramite questa piattaforma Confessioni mette a disposizione dei professionisti tutta una serie di servizi e mette a disposizione proprio la propria forza, no, di rappresentanza e di contrattualizzazione anche nei confronti di soggetti partner. Da questo punto di vista quindi nasce sicuramente una newsroom in collaborazione col Sole 24 Ore, forse Maria Carla De Cesari la conosce sicuramente, conosce il servizio di Radio Core, anche in collaborazione con ANSA, diciamo, forniamo un servizio di rassegna stampa gratuita, cioè mettiamo il professionista in condizione di poter usufruire gratuitamente di tutta una serie di servizi legati ovviamente alla specifica categoria, no, all'ambito professionale, su tutti i temi di interesse del professionista. E anche condivisione, la piattaforma dà la possibilità ovviamente di creare una community di professionisti, cioè di mettere in relazione fra loro i professionisti, di dar loro la possibilità di contribuire anche alla crescita del sistema, ed è partecipazione. Molti probabilmente dei partecipanti oggi poiché hanno scaricato l'app e hanno visto nell'ambito della gestione eventi dell'app la possibilità di partecipare alla presentazione del secondo rapporto nel Lazio, ma così insomma sarà nei prossimi mesi, sia per eventi webinar, quindi in modalità online, sia per eventi fisici. E poi ovviamente, come dicevo, servizi a condizioni agevolate, Confessioni ormai a partner storici, abbiamo menzionato il Sole 24 Ore, ma parliamo di Unisalute, parliamo di Unicredit, parliamo del gruppo Zucchetti, ma anche di questo per consentire ai professionisti di usufruire di servizi a condizioni davvero uniche, che Confessioni è in grado di
contrattare, passatemi il termine un po' commerciale, di contrattare con i suoi partner per mettere in condizione i professionisti di usufruire di benefici per tutti quelli che sono dei bisogni trasversali alle diverse categorie professionali, credito, salute, ma anche tempo libero, gestione dello studio professionale. E, insomma, questo per dire, insomma, che con questa app si apre veramente un mondo di opportunità. Sicuramente ai rappresentanti di Confprofessioni chiediamo, insomma, la possibilità di diffondere, come dire, sempre di più l'utilizzo di questa app, perché, chiudo velocemente, è ovvio che maggiori sono i numeri, no, dei soggetti che aderiscono e che, come dire, beneficiano di questi strumenti, e maggiori saranno le possibilità sicuramente di aumentare le forme di tutela e le misure a loro favore. Arresto la condivisione dello schermo. Eccoci, e insomma, invito a scaricare le slide e a scaricare soprattutto l'app per vedere un po' quello che è il mondo di BPROF e anche per verificare, perché c'è anche la possibilità di verificare se già ci sono coperture disponibili per il professionista. Grazie. Credo che il microfono sia disattivato, Maria Carla. Mi sentite adesso? Okay. Adesso sì, adesso sì. Bene. Ringrazio il dottor De Gregorio per questa presentazione e per, come dire, aver, diciamo, mostrato in termini molto, molto semplici quella che è l'evoluzione del sistema nato intorno a Confprofessioni, nato per volontà di Confprofessioni. Ma io credo che l'evento di oggi sia stato importante per un paio di motivi. Innanzitutto perché conoscere i numeri del settore delle professioni è importante per gli stessi professionisti, perché in qualche modo ci rende consapevoli di quella che è l'evoluzione attorno a noi, insomma, di quello che succede nell'appartamento a fianco, nello studio a fianco, e questo non è scontato. Questo significa che in qualche modo, conoscendo ciò che succede a fianco a noi, in qualche modo siamo preparati anche a capire e ad affrontare quello che potrebbe succedere a noi stessi. L'altra cosa molto importante, secondo me, è capire come il mondo della rappresentanza colloqui e collabori e in qualche modo solleciti la politica per quelle che sono gli interventi che possono essere, che possono favorire il mondo delle professioni. Quindi ne abbiamo avuto prova attraverso l'assessore Claudio Di Berardino, che ci ha parlato appunto di tutte le azioni collegate all'accrescimento delle competenze sotto vari aspetti, insomma, quindi sia per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, ma anche per quanto riguarda i lavoratori autonomi, e poi tutte le azioni che va in qualche modo cercato di capire come disuguaglianze che sono ancora molto forti all'interno delle professioni possono essere oggetto di interventi legislativi che in qualche modo puntano a mitigare gli effetti, se non ad eliminarli, attraverso l'intervento della Presidente Eleonora Mattia, che ha promesso anche l'impegno rispetto a misure per quanto riguarda il favorire le aggregazioni professionali. E poi ancora, diciamo,
i bandi che la Regione mette a disposizione anche dei professionisti, proprio a partire, diciamo, dalla legge regionale che ha recepito questo orientamento, e quindi a questa proposta, anzi a questo bando di un fondo perduto per circa 130 codici Ateco, e la possibilità e la, diciamo, la richiesta del presidente Dili di allargarlo anche ad altre categorie, in particolare quella degli archeologi. A questo punto io ringrazio Confprofessioni per, diciamo, per questo spazio. Credo che gli eventi di presentazione del rapporto continueranno nei prossimi giorni. Già domani, credo con la stessa modalità, è previsto l'incontro con, diciamo, per quanto riguarda la presentazione del rapporto Lombardia, dove i numeri sono... per chi vive in Lombardia, forse non senza grandi sorprese, sono dei numeri un po' meno incoraggianti rispetto a, un po' meno positivi rispetto a quelli del Lazio, perché appunto i posti persi tra i professionisti sono molti, sono circa 15.000 se non ricordo male. Quindi insomma, diciamo che appunto passando da realtà a realtà si riesce un pochino a capire quelle che sono da un lato le esigenze delle professioni, dall'altro diciamo le dinamiche fortemente penalizzanti che comunque il Covid ha acuito, come diceva il presidente Dili. A questo punto io vi ringrazio, cedo la parola a Dili per un saluto. Saluto a tutti e soprattutto per ringraziare te, Maria Carla, che sei sempre disponibile nei confronti dei professionisti in generale, di Confprofessioni in particolare. E un lungo cammino insieme, insomma. È stato un lungo cammino insieme. Ci vediamo alla prossima, anche perché adesso faremo... Nelle prossime settimane abbiamo in programma un altro evento, perché lo voglio anticipare qui. Confprofessioni all'indomani del terremoto di Amatrice si fece promotrice tra i professionisti di una raccolta fondi. Questi fondi appunto sono stati raccolti, sono stati impiegati nell'arredamento di una sala multimediale nel nuovo complesso universitario del paese che sorge presso il paese di Accumoli, che è stato un altro dei paesi terribilmente colpito dal terremoto. E quindi adesso nelle prossime settimane stiamo organizzando un incontro che sarà trasmesso anche questo attraverso i canali della Confprofessioni per diciamo rendere pubblica questa cerimonia di consegna di questa di quest'aula, e soprattutto per con una tavola rotonda tematica sulla tutela del territorio, che è anche questo uno dei problemi del nostro paese e in parte anche della nostra regione. Ecco, questi sono i prossimi appuntamenti. Grazie a tutti. Bene, grazie a tutti.